usato spesso le Magnifly soprattutto, ma anche le Zephyr. Mi sono trovato molto bene, mi fanno correre molto, molto di avampiede, molto naturale, senza affaticamenti vari. Nella nostra esperienza decennale, con oltre 52.000 km percorsi e un numero indefinito di scarpe utilizzate, Strava ne indica 120, ma ho iniziato a caricarle 6 anni fa, non avevo mai provato una scarpa che promettesse di offrire una corsa naturale, la cosiddetta natural stride, ma al tempo stesso correggere, lasciatemi passare il termine, difetti nel nostro modo di correre. Comunque, quando ormai 45 giorni fa Topo Athletics ci ha chiesto di preparare una nuova recensione di questo modello Ultra Fry 3, non ci siamo assolutamente tirati indietro. Anche perché la costruzione di queste scarpe mi piace parecchio. Ho davvero amato in particolar modo le Zephyr, di cui troverete qui sopra la nostra recensione dettagliata. Se dovessi dire in una sola parola cosa ne penso, I'm very impressed. Queste Ultra Fry 3 hanno fatto breccia nel mio cuore non tanto per i materiali semplici, ma di qualità premium, non per l'ottima traspirabilità della tomaia, che tra l'altro abbiamo misurato con un termometro, e nemmeno per i lacci piatti e lo spostamento del gancetto che consente alla scarpa di stare perfettamente allacciata in tutte le condizioni. E neppure per il comportamento della corsa, che peraltro è molto simile a quello delle Magnifly 3, nonostante il drop di 5 mm rispetto allo zero che invece era presente nelle Magnifly 3. Un'ammortizzazione che l'azienda americana definisce moderata e che, a giudicare dai dati di RunScribe, sul mio modo di correre è davvero fluida, al punto tale che non c'è davvero una grande variazione d'appoggio nella corsa. Poi un giorno vi spiegherò come interpretare questi grafici, ma oggi non vorrei divagare troppo. La cosa che mi ha davvero impressionato è la capacità di questa scarpa di svolgere il compito per la quale è stata creata. Ossia ridurre l'iperpronazione, cioè la tendenza che ha il nostro corpo, in particolar modo la caviglia, a spostarsi verso l'interno. Questo meccanismo consente in effetti la stabilità e l'assorbimento delle forze a contatto con il terreno. Tra l'altro sappiate che il picco della forza verticale, almeno sul mio modo di correre, è 3,1 il mio peso corporeo, quindi regolatevi di conseguenza sulle forze che vengono impattate quando corriamo. Nella recensione di settimana prossima, che abbiamo realizzato qualche giorno fa con Andrea, vi racconteremo le caratteristiche della scarpa in maniera completa e il comportamento della corsa, mentre ora mi premeva sottolineare che la scarpa si è ben comportata riducendo l'angolo di pronazione di ben 4 gradi, che nel mio caso significa circa il 30%. Inoltre, secondo me questo è davvero fondamentale, la scarpa ha consentito di ridurre anche la velocità di pronazione di ben 70 gradi al secondo. Davvero buono, sarebbe interessante vedere se la stessa cosa vale per Andrea, cosa che comunque vedremo settimana prossima. A proposito, sentiamo cosa ci ha detto Andrea dopo la prima corsa, le sue prime impressioni, poi torniamo qua per raccontarvi velocemente una cosa super positiva del canale. Ciao e a dopo! Ciao Andrea! Ciao Max! Oggi abbiamo corso per la prima volta con queste Ultra Fly 3 di Topo, che cosa ci sai dire? Guarda, mi incuriosiscono molto perché, vabbè, sono delle A4 e Topo era un po' sulla filosofia non correggiamo la corsa e c'è la specie di conchiglia praticamente sotto al tallone, non sul tallone, sono abbastanza interessanti. La scarpa è comunque molto larga in avampiede come tutte le altre Topo. Adesso vediamo di fare un test un po' più accurato in questi giorni. E te le porterai in vacanza oppure sei ancora indeciso? Guarda, devo ancora decidere, ho un po' di paia di scarpe da scegliere da portarmi in vacanza, vediamo quali saranno le papabili. Ci hanno detto gli iscritti al canale che hai usato molto le Topo in questo periodo, cosa pensi di fare con queste Ultra Fly? Guarda, è vero, mi stanno stalkerando su Strava, ho usato spesso le Magnifly soprattutto, ma anche le Zephyr, mi sono trovato molto bene, finito i test, comunque ho continuato ad utilizzarle, mi fanno correre molto, molto di avampiede, molto naturale, senza affaticamenti vari, quindi sono rimasto molto piacevolmente colpito. Vediamo adesso questi Ultra Fly se continuano sulla stessa lunghezza d'onda o sono molto diversi.
E invece a livello di durata, che cosa ci sai dire rispetto alle due scarpe che hai già testato? Guarda, io di scarpe a 4 ne ho usate ben poche, perché comunque le utilizzo solamente sui lunghi, sui lunghissimi, per avere un po' più di supporto negli ultimi chilometri. Le ho sempre pensionate un po' prima rispetto alle mie solite a 3, perché comunque mi cedeva un pochino di più il supporto. Ho visto nella prima uscita che i test con Runscribe erano molto positivi, non hai assolutamente scarpe davvero stabili. Che sensazione hai avuto dopo la prima uscita? Scarpa molto stabile. Vediamo adesso, magari la testerò un po' meglio sui lunghissimi e compagnia, soprattutto per vedere se l'inserto antipronazione mi darà problemi o no al tallone, che spesse volte con altre scarpe ho avuto, tipo ho provato le Inspire di Mizuno, mi hanno dato problemi già subito i primi chilometri con l'inserto. Sì, in effetti suggeriamo di aspettare ancora le famose 100 miglia, perché comunque con una scarpa a 4 non si scherza, soprattutto per chi è neutro, quindi aspettiamo qualche chilometro prima di testarle. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima! Dimenticavo di dirvi che io sono Massi, se vi è piaciuta la recensione iscrivetevi al canale. Comunque, contrariamente al solito, non ho ancora finito perché da un lato mi si è spenta la telecamera e quindi volevo ancora dire due cose, dall'altro ho ricevuto 5 messaggi in contemporanea su Facebook ed Instagram con i quali mi veniva chiesto determinati consigli su come utilizzare le scarpe, su come cambiare la recensione, su come sistemare i miei video. Grazie davvero, cercherò comunque di seguire i vostri consigli e al tempo stesso di fornirvi le migliori informazioni per avere una corsa più consapevole. La cosa che volevo dire è da che cosa dipende la stabilità di questa scarpa Ultrafly 3, sostanzialmente da due cose fondamentali. Parleremo poi nella recensione principale di tutte le caratteristiche, ma in sintesi la schiuma più solida in eva lungo il tallone mediale è combinata con un rinforzo tallonare esterno in TPU modellato nella parte superiore, che questa cosa permette di fornire un supporto e ovviamente una guida leggera durante la corsa. Detto ciò, tutto il resto della recensione e le caratteristiche di questa scarpa le spiegheremo settimana prossima. Spero che questo nuovo formato vi piaccia. Il solito amico di Instagram mi ha chiesto di raccontare anche quali sono le mie esperienze, della scarpa stessa, di conseguenza ho preferito aggiungere una seconda parte nella quale racconto, come, la scarpa si è comportata con il mio modo di correre. Nel frattempo mi sono spostato a causa pioggia, tenete conto che settimana prossima completeremo la recensione con tutte le solite informazioni che Andrea ci fornisce e a cui siete abituati. Mi preme ringraziarvi per i tantissimi messaggi e soprattutto per il fatto che abbiamo finalmente raggiunto le 200.000 visualizzazioni. Grazie davvero, senza di voi la community non crescerebbe così rapidamente. Prima di concludere la recensione, anche perché qua davvero sta iniziando a diluviare, vi chiederei un consiglio e un favore. Il favore è quello di iscrivervi al canale, visto che solamente il 57% delle persone lo fa e quindi 43 persone su 100 non guardano i video ma non sono iscritti al canale. Invece, a livello di consiglio, vi chiederei di scriverci qua sotto quali secondo voi dovrebbero essere le recensioni nel mese di settembre-ottobre e su che cosa ci dovremmo focalizzare in particolar modo se vorrete avere più informazioni relative alla tecnologia oppure se vi piace continuare con il formato attuale che comprende in effetti 4-5 scarpe al mese recensite da noi con passione e assolutamente con dovizia di particolari. Ora vi lascio con una sigla finale che rende omaggio a tutti coloro che hanno partecipato in questi 8 mesi e che hanno reso possibile raggiungere questo traguardo delle 200.000 views. Se volete ancora vedere i miei amici sul canale, vi invito a scriverci qua sotto. Ad ogni modo, siccome sta davvero iniziando a diluviare, stay strong e alla prossima. Ciao!